Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati sulla rubrica Toys and Unboxing. In questo video veloce veloce c'è una scatola che lascia poco spazio all'immaginazione, è il genio della lampada di Aladdin, del film Aladdin, della versione animata ovviamente del 92, che ho trovato a Disney Store. Io di solito non parlo mai di prezzi, però faccio questo video e il prossimo video su degli acquisti che ho fatto a Disney Store e ci tengo un po' a mostrarvi il prezzo per mostrarvi il super sconto. Questi prodotti, questi giocattoli erano a 13 euro, ve lo posso garantire perché li avevo visti spesso in giro. Erano già scontati del 50%, 6,50 euro, e li ho presi con i saldi a 3,90 euro, quindi non potevo lasciarmi scappare questo fantastico personaggio di uno dei pochissimi cartoni Disney che io ho adorato, perché chi mi segue sa che non è che ho una grandissima cultura di film Disney, però tra i pochi che ho visto e rivisto fino alla nausea da piccolo, nonché forse il mio preferito, escludendo i Pixar, c'è Aladdin e c'è proprio il personaggio del genio. Ora faccio un po' di attenzione nell'aprire la scatola perché i collezionisti lo sanno, già questa operazione fa perdere di valore al giocattolo, però io sono un bambino e me ne sbatto perché voglio averlo in vetrina come la statua che è. Eccolo qui. La cosa bella del genio è che aveva un sacco di superpoteri. E era anche anacronistico, cioè riusciva a citare film che non erano ancora usciti nella rabbia di quel tempo. Allora, vediamo un po' questi personaggi come sono. A mappeta quanto è grosso, vediamo. Scusate il rumore che sentite. Approfitto per dirvi che se volete vedere la recensione di Aladdin, del reboot o del remake dell'anno scorso, vi lascio un link qua sopra nelle schede così ve lo andate a recuperare. Eccolo qui, questa è la fantastica lampada che c'era nel film del 92, è fatta benissimo, scusate se faccio ombra, adesso così la vedete meglio, è proprio come era nel film. Io da piccolo avevo una versione a grandezza naturale da cui usciva un genio pupazzo che poteva essere, si riempiva d'aria e quindi riusciva a stare nel minuscolo spazio vitale della lampada. Questo genio invece è di plastica dura, è molto muscoloso, meraviglioso, vale per 3. Eccolo qui. È super snodato, vediamo quanti snodi ha. I piedi fanno questo movimento, le gambe fanno questo movimento, non capisco perché c'è questo, ma credo che sia solo per la giunzione, probabilmente, non lo so. La cintura è fissa. No, si muove anche la cintura. Ottimo. Chissà se si svita e se può diventare un genio fluttuante. Quindi la cintura si svita, la faccia si muove. C'è solo questo piccolo particolare che non mi piace molto, che sembra che si tolga la faccia. E questo non mi piace molto. Le braccia sono super snodate, c'è questo snodo, quest'altro snodo e infine quest'altro snodo. È praticamente una vera e propria action figure, è posizionabile nel modo in cui volete. Bene, questo è un video molto corto perché avevo da presentarvi solo questo, ma sempre su questa falsa riga non perdetevi il prossimo video perché ci sarà molta più carne al fuoco. Di cosa parlerò? Non lo so, scopritelo nelle schede qua finali. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.